Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché, diciamo, l'onorevole Montaruli parte da una premessa e dice: per quello che sappiamo del decreto, per quello che apprendo dalle bozze, dalle agenzie, il Consiglio dei Ministri è iniziato adesso. Perché lo faranno adesso? Anzi, mi dicono che tra l'altro sarebbe arrivata solo Giorgia Meloni insieme a Tajani e Salvini, segnale di unità, e adesso arriveranno gli altri ministri, quindi siamo qui, lo vedremo. Però, diciamo, mi colpisce, mi incuriosisce che la stessa onorevole Montaruli dice: vabbè, per quello che sappiamo e poi vediamo che cosa viene fuori. Ma nel frattempo, diciamo, si sente l'esigenza già di mettere il paletto da un'altra parte. Io è là che vedo il problema, perché sennò uno va lì e dice: lo rinviamo a subito dopo il decreto, quando sappiamo cosa esce dal decreto, mettiamo mano sulle cose che mancano. Mi se perdoni, posso, sento la Gelmini, poi posso, torno. Ovviamente io non ho letto il provvedimento, appunto, quindi mi riservo di leggere il contenuto, però ho ascoltato le parole di Crippa. Crippa dice: un punto di partenza della serie è acqua fresca, si inizia così, ma poi la ciccia, la questione vera, siamo saranno noi. I provvedimenti di Salvini. Quindi cos'è che vediamo? Un film che abbiamo visto 100 volte, la solita competizione a destra, perché ormai il centro è evaporato, ma c'è solo una competizione a destra tra Fratelli d'Italia e la Lega sull'immigrazione, a chi fa la voce più grossa. Nella sostanza però c'è un profondo imbarazzo del governo, oltre che una divisione, perché Salvini aveva promesso che i suoi decreti li approvava nel primo Consiglio dei Ministri. Credo che ne abbiano fatto almeno una ventina, forse anche di cioè più. Cioè il ritorno a quei decreti sicurezza, esatto, del Conte e quel 1. Provvedimento non c'è stato. La verità è che su questo tema, che ha fatto le fortune di Meloni e Salvini, oggi il governo si scontra con la fatica e con la responsabilità di governare. E quello che oggi potranno o tenteranno di fare fa a pugni con quanto hanno raccontato in campagna elettorale, perché hanno detto 4 cose. La prima, che l'immigrazione, arrivati al governo, l'avrebbero risolta seduta stante, cioè come se fosse un problema non epocale ma risolvibile sulla base di una ricetta in poche giornate. Così non è stato. Hanno parlato di blocco navale e di porti chiusi. Non sentiamo più parlare né dell'uno né dell'altro, perché no. La verità è che i porti chiusi e il blocco navale non si possono fare. Quindi la Meloni, pragmaticamente, ora donna di governo, prende atto che quella ricetta della campagna elettorale non si può fare. È stata data da parte della destra tutta la responsabilità degli arrivi all'ONG. Le ONG in realtà salvano delle vite, ma se anche facciamo un conto delle persone che arrivano, l'immigrazione legata all'ONG è infinitesimale. Meno del 10%. E sicuramente è un tema e un problema che si risolve a livello europeo, ma devi parlare con la Francia e con la Germania e non con il blocco di Visegrad. Quindi tutta la narrazione è venuta della meno, campagna lei dice. Elettorale è crollata da arrivo quella necessità di andare a Cutro. Arrivo